Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. Mattinata speciale per Pescara, che ha ospitato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato in riva all'Adriatico per inaugurare l'Imago Museum voluto dalla Fondazione Pescara Abruzzo. Il Capo dello Stato, in un breve discorso, ha sottolineato il valore della cultura, anche e soprattutto nei momenti più difficili di una comunità. Alfredo Primante. È stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalle istituzioni regionali, il Presidente Marsilio, dal Presidente della provincia di Pescara Zaffiri e dal Sindaco del capoluogo adriatico Masci, a tenere a battesimo l'Imago Museum promosso e realizzato dalla Fondazione Pescara Abruzzo. Mattarella, dopo aver scoperto una targa all'esterno dell'edificio ex Banco di Napoli, proprio nel cuore di Pescara Centrale, è entrato all'interno del museo per visitare le sale. E poi assistito ad una breve cerimonia prima di riprendere l'aereo di Stato per tornare a Roma. Ci sono circostanze, le calamità naturali come il terremoto, eventi drammatici come la pandemia, che inducono a ritrovare le ragioni della reciproca solidarietà e che inducono anche a rivolgersi agli elementi e agli aspetti più importanti della convivenza. La cultura è uno di questi. Per noi è importante che l'Abruzzo stia in cima nelle agende dei principali decisori politici e delle grandi istituzioni ed è quello che volevamo e penso che sia comunque utile per il nostro territorio questa attenzione. L'Imago Museum ospita accanto alle gallerie una sala polifunzionale, due aule multimediali e uno spazio riservato alle attività didattiche, tre le esposizioni ospitate all'interno. La prima a tema pop art con Warhol e Schifano tra pop art e classicismo. Poi una collezione permanente dell'Imago Museum che prende il nome di Arte, Immagine e Realtà, 131 le opere esposte tra dipinti, serigrafie e sculture. Infine la più importante rassegna d'arte scandinava presente in Italia, Impressioni e Realtà, il sogno scandinavo di Barbizon a Civitadantino. Questo museo è una straordinaria opportunità per il medio adriatico italiano e la sua città capoluogo di potersi inserire nelle dinamiche prestigiose, rilevanti, nazionali, internazionali della arte espressiva importante. Finora c'è una grave lacuna in questa parte dell'Italia, questo progetto vuole contribuire a superarla. Pescara in questi giorni sta facendo il salto di qualità dal punto di vista culturale, dal punto di vista artistico, ma proseguiremo su questa strada. Ci sono molti appuntamenti che riguardano proprio l'aspetto culturale perché noi vogliamo lanciare questa città proprio in questo spirito di città, che è una città in cui si vive bene, ma che ha anche appuntamenti importanti che fanno in modo che la cultura possa crescere. Nonostante la giornata lavorativa in una Pescara centro blindata, sono state tante le persone che hanno scelto di venire a salutare il Capo dello Stato. Grande onore per Pescara che il Presidente è venuto a trovarci e poi gli vogliamo bene perché è una persona composta, decorosa. Più che altro siamo molto grati al fatto che sia venuto qui, abbia dedicato del suo tempo per inaugurare uno, diciamo, dei nostri piccoli gioielli. Fa piacere perché un conto è vederlo, diciamo così, in TV, un conto è vederlo nella tua città, quello, diciamo, che sarò contento di vederlo, diciamo, stasera, magari nei vari notiziari, e vedere, diciamo, che tutta Italia vede Pescara, almeno per una sera. E non solo Mattarella, breve visita questa mattina all'Aquila per il Premier Mario Draghi, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del Parco della Memoria intitolato alle 309 vittime del sisma del 2009. E intanto settimana prossima sarà approvato un provvedimento che farà arrivare fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla ricostruzione del Centro Italia. È un obbligo morale che abbiamo verso tutti i cittadini, ha dichiarato Draghi. Presenti anche la ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna e il Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il servizio di Stefano Recanati. La città dell'Aquila ha scelto di affidare la memoria del terremoto non a un tradizionale monumento, ma a un parco, uno spazio aperto che è simbolo del vuoto lasciato da chi è morto in quella terribile notte. Ma questo spazio è anche simbolo di pienezza. Sarà riempito da tutte le famiglie, dai bambini che giocheranno tra queste aiuole e tra queste fontane.
È il vuoto del dolore che viene riempito dall'affetto e dalla memoria. Così ha parlato il Premier Mario Draghi arrivando qui all'Aquila, dove questa mattina c'è stata l'inaugurazione del Parco della Memoria dedicato alle 309 vittime del sisma aquilano. Inoltre il Premier ha annunciato che dal PNRR ci saranno nuovi fondi che arriveranno nelle casse dei comuni colpiti dal terremoto del 2009, 2016 e 2017. Ha un valore questo stanziamento di 1,78 miliardi di euro e finanzia la ricostruzione sicura e sostenibile, il recupero ambientale, iniziative a sostegno di cittadini e delle imprese. In settimana diamo il via a questo programma con l'approvazione del provvedimento che ripartisce le risorse tra le finalità di investimento. Destiniamo oltre 1 miliardo di euro per restituire vitalità alle comunità locali e in particolare per rendere le città e i borghi sicuri, sostenibili e connessi. Altri 700 milioni di euro vanno allo sviluppo e al rilancio economico e sociale. Sosteniamo le imprese innovative, valorizziamo le risorse ambientali e le vocazioni produttive locali, come l'agroalimentare, le imprese culturali, turistiche e creative. Realizziamo centri di ricerca e istruzione, come il Centro di Formazione Tecnica per la Pubblica Amministrazione, che sarà realizzato nel comune dell'Aquila. Tutti questi investimenti vogliono essere un impegno concreto per la ripartenza. Alla cerimonia hanno preso parte alcuni dei rappresentanti del Comitato delle Vittime, i quali hanno invitato a mettere da parte le polemiche che nei giorni scorsi aveva agitato proprio questa inaugurazione. Polemiche sollevate da Maria Grazia Piccinini, presidente della Rimbaldi Onlus, e Vincenzo Vittorini per il tardivo invito e per un'inaugurazione per loro passerella. Dobbiamo mettere da parte le polemiche, se no non andiamo da nessuna parte. Oggi deve essere una giornata di ricordo, una giornata di gioia. Io credo che loro, i 309 angeli, sono contenti di questa giornata, di questa bella giornata, che deve essere appunto una giornata del ricordo. Visibilmente commosso il sindaco Biondi, che ha fatto gli onori di casa leggendo una lettera struggente di Renza Bucci. La rifioritura dell'Aquila è anche il prodotto di un sistema virtuoso di saperi e azioni culturali teso a dare alle nuove generazioni la forza del ragionamento e dei sentimenti, perché né terremoto né pandemie possono averla vinta sulla loro voglia di vita, una voglia di vita che in questo parco trova la sua ragione e la sua forza. Andiamo avanti con il nostro giornale. Sit-in di protesta sotto la prefettura di Teramo dei 34 lavoratori della Diba Metalli di Giulianova, che sono senza stipendio e senza cassa integrazione da 4 mesi. L'azienda è stata chiusa su ordinanza del Tribunale di Chieti a maggio scorso, in seguito a un'indagine su riciclaggio e smaltimento illecito di rifiuti tossici. I lavoratori sono stati ricevuti dal prefetto Angelo De Prisco. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. È una brutta storia quella della Diba Metalli di Giulianova, chiusa a maggio del 2021 su ordinanza del Tribunale di Chieti in seguito ad un'indagine sul riciclaggio e smaltimento illecito di rifiuti tossici. Affidata ad un curatore, l'azienda, che di utili ne faceva tanti, vive in un limbo di immobilità. La produzione non riparte, ma sono soprattutto i 34 lavoratori a soffrire maggiormente di una situazione paradossale. Non percepiscono da mesi gli stipendi e non possono accedere agli ammortizzatori sociali perché non esiste un fallimento. Toni Di Febbo da quanti anni lavora alla Diba? Tanti, penso 25-26 anni, ma non mi ricordo preciso. E adesso 4 mesi senza stipendio, come si vive? 3 mesi, perché grazie al sindacato quello di giugno l'abbiamo preso, però luglio, agosto e settembre è zero. Come fate a sopravvivere? Ci arrangiamo, qualche cosa da parte uno se lo mette mentre lavora, tira avanti, però non è ammissibile. Che tipo di indagine è stata questa? Beh, un'indagine che ha posto il sequestro dell'azienda, partita dal Tribunale di Chieti, in quanto rientra su un'operazione più ampia rispetto al territorio teramano, perché sono coinvolte altre realtà di altre regioni dello stesso settore. L'azienda è stata chiusa, i lavoratori non hanno potuto lavorare, non hanno potuto percepire gli stipendi se non grazie, diciamo, all'aiuto in questo caso delle organizzazioni sindacali che hanno scritto al Tribunale e hanno consentito il rilascio, diciamo, almeno della mensilità di giugno. Luglio e agosto queste mensilità ancora non si vedono e di fatto ancora non si vede la ripresa dell'attività.
Una situazione disperante quella che stanno vivendo i 34 lavoratori della Diba Metalli di Giulianova, che hanno chiesto al prefetto di Teramo di interloquire con gli organi giudiziari al fine di sbloccare la vicenda. Molti di loro, a causa della mancanza protratta degli stipendi, rischiano di perdere la casa, la macchina, perché impossibilitati a pagare le rate dei mutui. Chiediamo alla magistratura di sbloccare questa situazione al più presto possibile. Notiamo anche una sorta di non rispetto per le parti sociali, perché comunque abbiamo scritto più volte per chiedere un incontro al commissario nominato e non c'è stata nessuna risposta. Ricordiamo a tutti che dietro questa, come dire, questo problema annoso della Diba di Metalli ci sono delle famiglie che stanno al limite della sopportazione. Da 3 mesi senza stipendio, non vedono un futuro, non sanno che fine farà la loro azienda, che ricordiamo un'azienda sana che faceva utili, non sanno che cosa accadrà nel prossimo futuro e quindi sono disperati e non sanno più dove sbattere la testa. Quello che chiediamo oggi, chiederemo al prefetto di accelerare questa situazione, perché non si perdano i meandri della burocrazia sia del tribunale sia di tutto l'iter che c'è per queste situazioni, ma che si acceleri. La priorità è capire dove sorgerà il nuovo nosocomio di Teramo previsto nel riordino della rete ospedaliera. Le delibere della ASL non rispettano le indicazioni di Cassa Depositi e Prestiti, fa sapere il Comitato Cittadino per il nuovo ospedale. Non sono poche le perplessità riguardo il nuovo ospedale di Teramo. In base al piano di riordino della rete ospedaliera sarà realizzato un nuovo nosocomio. Il primo dubbio però è di natura economica. L'opera, secondo il direttore generale della ASL di Giosia, costerà circa 250 milioni di euro. I conti della sanità però non sono in ordine e alcune settimane fa la regione ha chiesto alle aziende sanitarie il piano di rientro per far quadrare i bilanci. Su questo l'assessore regionale Veri tranquillizza: i fondi ci saranno a prescindere. Ma come avevamo già stabilito, noi portiamo avanti un cronoprogramma, la nostra rete diventerà una legge, siamo in attesa del parere del Ministero, i fondi dell'ospedale di Teramo sono fondi a prescindere da qualsiasi rete, questo ci tengo a dirlo, anche se fa parte di una riorganizzazione importante l'ospedale di Teramo, e quindi i fondi ci saranno a breve, appena sarà approvata questa rete il Ministero darà l'ok. Quello economico però non è l'unico tema, altro argomento infatti è quello che riguarda il dove realizzare la nuova struttura. Il Comune di Teramo ha proposto 5 spazi, ma nella convenzione della ASL con Cassa Depositi e Prestiti manca il documento di fattibilità alternative progettuali. La ASL ha commissionato uno studio solo su uno di questi 5 luoghi, quello di Piano Daccio, dove dei tecnici stanno provvedendo ad analisi dello stato di fatto dell'area di intervento e degli aspetti socio-economici, alla verifica dei vincoli ambientali e all'analisi della fattibilità finanziaria. Per affrontare il tema della localizzazione del nuovo ospedale è nato un comitato cittadino, secondo cui la zona di Piano Daccio, che è proprietà di un privato, presenta delle criticità. Per sollecitare una riflessione su questo, il comitato ha inviato una lettera alle istituzioni. Questa nota che noi abbiamo fatto riguarda fondamentalmente il sistema della redazione dello studio di fattibilità, il quale prevede, così come ha indicato la Cassa Depositi e Prestiti, che lo stesso contempli il sistema delle analisi alternative sulla localizzazione e sulle scelte tipologiche e volumetriche. È evidente che sulla base di atti deliberativi che il Consiglio Comunale ha indicato come possibili luoghi per ubicare l'ospedale sono 5 le aree, quindi avviare le procedure attraverso l'indicazione di una sola area, quella a San Nicolò, affidando incarichi professionali sullo studio di questa sola area, sembrerebbe non essere tanto pertinente. Proseguiamo con la politica e Sergio Di Clemente, vice sindaco uscente del comune di San Giovanni Tetino, a rappresentare la continuità amministrativa alle prossime elezioni. Di Clemente punta su sostenibilità e salute.
Una continuità amministrativa perché abbiamo lavorato bene, sono contento di quello che abbiamo fatto, siamo pronti a modificare dove c'è qualcosa da modificare, di ampliare il nostro programma ancora in corso, ma allo stesso tempo di modificare il percorso inserendo tante altre cose, diciamo, che nel frattempo sono venuti fuori come necessità per il Paese. Quindi una continuità, ma allo stesso tempo una modifica di quello che è il percorso, perché di verde c'è bisogno. Oggi non dobbiamo pensare solo a una cementificazione, un qualcosa sì di importante, ma nello stesso tempo dobbiamo pensare a dei percorsi alternativi e creare più vivibilità, diciamo, in quello che è il territorio, quindi far conoscere e nello stesso tempo valorizzare le zone periferiche, creare dei percorsi nel verde, creare, molto importante, una vivibilità, una viabilità anche fluviale, quindi ci agganciamo alla natura e nello stesso tempo a quello che può essere un discorso turistico. Quindi il verde è importante, per noi è molto importante. Noi per questo che nel programma abbiamo messo, come dicevo prima, delle vie alternative, delle vie che vanno in qualche modo a snellire quello che oggi è un traffico intenso, un traffico che ci in qualche modo attenaglia, che ci schiaccia. Quindi parlavo della sicurezza e parlo anche di una viabilità diciamo raddoppiata, ma nello stesso tempo migliorata, perché c'è bisogno. Noi oggi abbiamo una sede ASL purtroppo non efficiente come vorrei, come vorremmo tutti, cioè, quindi tra gli impegni primari, come abbiamo già detto, è quello di ampliare, quello di veramente di dare un'assistenza diversa, diciamo, più servizi, perché veramente c'è bisogno. Cioè, noi, questa nostra posizione nevralgica ci porta, diciamo, ad accogliere, non a scappare. Noi oggi siamo costretti a uscire per avere delle determinate prestazioni, invece vogliamo che siano gli altri a venire da noi, quindi farò l'impossibile per potenziare questa struttura. Presentato a Teramo il programma della 26esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 9 ottobre al Teatro Comunale di Teramo e madrina della serata sarà Gaia De Laurentiis. Non delude il programma della 26esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo, curato da sempre dall'Associazione Culturale Teramo Nostra e presentato dal presidente Piero Chiarini. Serata clou della manifestazione sabato 9 ottobre con la gran cerimonia di consegna degli esposimetri d'oro al Teatro Comunale di Teramo. La madrina della manifestazione sarà Gaia De Laurentiis. Tra gli ospiti d'onore la signora Adriana Chiesa di Palma, che ritirerà l'esposimetro d'oro alla memoria assegnato a Carlo di Palma. Il sabato alle 17 c'è la gran cerimonia di premiazione, presenterà Antonella Salvucci con Stefano Maschi, il presidente della giuria. E in più ci saranno i vari ospiti, Massimo Popolizio, Ninetto Davoli, Cinzia Leone, Gaia De Laurentiis. All'interno del premio Di Venanzo ci sarà spazio per mostre fotografiche d'arte come quella di Gianni Tarli, che sarà allestita nel sottopassaggio di Piazza Garibaldi, presentazioni di libri legati al mondo del cinema e delle fiction TV e poi le serate dedicate alla musica. Il 7 ottobre sul palco del Comunale salirà l'artista Stefano De Angelis, che proporrà un concerto tributo al mondo del cinema. Tornerò con piacere nel teatro della mia città per un concerto, diciamo un cineconcerto nel quale mostrerò delle sequenze più iconiche secondo me del cinema e sotto con un collettivo di artisti teramani musicheremo queste sequenze. Per me è importantissimo suonare per il Premio Di Venanzo, sono stato premiato alcuni anni fa, tornare è una gran cosa per me perché stimo il maestro Di Venanzo e l'immagine residua di lui nella collettività teramana e niente, non vedo l'ora di condividere con la mia città di nuovo un po' di musica. Venerdì 8 ottobre si terrà poi un concerto dedicato a Marco Pannella, Ivan Graziani e Gianni Di Venanzo a cura di Sabatino Matteucci, la guest star sarà Filippo Graziani. E ora allo sport con il calcio. Stasera alle 21 il Pescara gioca per la sesta di andata nel girone B di Serie C. Auteri sfida il Gubbio di Torrente, avversario ancora imbattuto come il Delfino dopo 5 turni, 3 pareggi e 2 vittorie per i rossoblù. Il Pescara è forte ma giocheremo per vincere, ha detto in conferenza stampa l'allenatore degli Umbri. Ascoltiamolo. E la squadra da battere in questo campionato
grande individualità, basta pensare, come ho detto, Galano, ma Marilungo, Ferrari, per fare qualche nome, Benusciai, quindi tutti i giocatori di grande valore. È una squadra che fa del ritmo e della qualità tecnica la loro forza, e quindi ci aspetto a una partita difficile. Ma come dico sempre, noi ce la giochiamo con tutti, non abbiamo paura di nessuno, giochiamo in casa e cercheremo e proveremo a battere questo Pescara. Ci vuole una grande impresa sicuramente per batterlo. Intanto non è facile preparare una partita così importante in pochi giorni, però contro questo Pescara bisogna mantenere ritmi alti, grande intensità, perché è una delle loro qualità principali. Poi hanno queste individualità che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, ma vanno tenuti ritmi altissimi, forte, da fino al 95esimo, perché sennò è una squadra che come fino adesso ha detto in queste 5 partite, una squadra che non molla mai, una squadra che ha raggiunto i risultati nel finale. Domani incontrerà Galano, mister, un pezzo di storia. Sì, no, ma è un ragazzo che sono legato da affetto e grande stima della persona e del giocatore. Con me è stato 3 anni, un anno qui a Gubbio e 2 anni a Bari. È un ragazzo che ha dato tanto, ed è un peccato che un giocatore così giochi in questa categoria, perché secondo me è sprecato per questa categoria. Oggi alle 18 turno infrasettimanale anche per il Teramo, in trasferta a Lucca contro i rossoneri. Guidi senza Mungo, Trasciani, Cappa e lo squalificato Fiorani. Diavolo reduce da 2 stop consecutivi, ma il tecnico biancorosso predica calma perché il lavoro fatto darà i suoi frutti. Vediamo il servizio. Ma se ne esce continuando a lavorare e continuando a credere in quello che stiamo facendo, perché è vero che in termini di classifica, in termini di numeri di gol, questi numeri ci devono spronare a dare qualcosa in più, a responsabilizzarci e soprattutto a dare il giusto peso ad ogni pallone, cercando di andarlo a concretizzare con quanta più ferocia possibile. Però è altrettanto vero che i dati veri statistici delle partite ci dicono anche che la squadra sta giocando molto bene, sta creando più degli avversari, sta tirando in porta più degli avversari, sta concedendo meno degli avversari. Quindi questi sono numeri oggettivi che sono inopinabili e che ci fanno capire che la direzione è giusta. È chiaro che poi su questi numeri non sono tutto, ma dobbiamo continuare a migliorare per andare a diventare più concreti, più solidi e cercare di andare a far male agli avversari. Allora, per quanto riguarda le prestazioni, sono estremamente contento e sinceramente non pensavo che la squadra riuscisse a esprimersi così, e per esprimersi così intendo la mole di gioco che riesce a effettuare, la mole di occasioni che riesce a creare e soprattutto i pochi tiri che riesce a subire, perché stiamo subendo poco. Però effettivamente, per come li ho visti giocare, reputo fortemente che la squadra meritasse più punti. Il dispiacere è forte perché la classifica non rende merito alle prestazioni e agli sforzi dei ragazzi, ma sono altrettanto consapevole che questo è per noi uno sprone, perché tutto ciò che abbiamo fatto in questo momento non basta, e mi associo anche alle parole dei nostri tifosi che ci hanno supportato per tutti i 90 minuti anche con l'Imolese e che ci hanno spronato a dare qualcosa in più, e noi assolutamente non vogliamo deluderli, anzi noi siamo tutti uniti e consapevoli del momento e sappiamo di indossare una maglia gloriosa, ma abbiamo battuto sulle cose buone che abbiamo fatto e su quegli errori che si sono evidenziati e che ci hanno precluso di andare a segno. Soprattutto a livello mentale c'è stato un lavoro che domani vedrò se avrà dato i suoi frutti, perché penso
che specialmente quando arriviamo negli ultimi 30 metri stiamo accusando il fatto che la palla non ci stia entrando, però è vero anche che da allenatore non posso esimermi da dare dei rinforzi al gruppo e ai singoli calciatori, perché poi quando una squadra crea tanto, ora in questo momento non riusciamo a segnare, ma poi alla lunga io sono estremamente convinto che riusciremo a farlo. La FC Bonolis Teramo sabato pomeriggio ha presentato il settore giovanile, confermando di essere una delle realtà più all'avanguardia nella crescita di giovani calciatori. In più all'orizzonte ci sarà la gestione dell'impianto Acquaviva, che darà ulteriore impulso al progetto della società. Ania Cantagalli. Massimo D'Aprile, inizia un nuovo anno sempre con i soliti presupposti, ma anche con l'obiettivo sullo sfondo dell'Acquaviva, che adesso è in gestione alla Bonolis e quindi è un altro grande obiettivo. Un grandissimo passo che dà ulteriore solidità a una società che in 7 anni ha realizzato, penso, qualcosa di straordinario, non solo da un punto di vista numerico, che oggi ci colloca tra le prime 2 società in Abruzzo per maggior numero di iscritti, ma a prescindere dal discorso insomma dei numeri, io penso che poi quello che premia sia la qualità e il lavoro su ogni singolo ragazzo che viene, perché altrimenti poi nel tempo, voglio dire, vai a perdere quanto fino a quel momento è costruito. Quindi sono importanti i numeri, è importante mantenere sempre la qualità elevata su tutti i bambini che fanno parte e ragazzi della Bonolis. L'Acquaviva ci dà solidità, ci garantisce sicurezza per quanto riguarda una programmazione tecnica societaria per i prossimi 20 anni, e l'obiettivo è il progetto sull'impianto è importante, perché in ogni caso è un investimento da circa 500.000 euro e praticamente per me. Cosa realizzerete? Lì realizzeremo praticamente gli spogliatoi, verranno realizzati 4 spogliatoi, quindi a 2 passeranno a 4, questo permetterà una migliore fluidità per quanto riguarda l'utilizzo dell'impianto. Ci sarà la sede sociale, ci sarà ovviamente tutta la parte sopra dell'impianto fotovoltaico, impianto videosorveglianza, e poi ci sarà praticamente un campo da calcetto adiacente, un campo da calcio, una tribuna 300 posti. Questo per il momento è quello che la Bonolis ha messo sul piatto, ma sicuramente, insomma, dato l'ambizione della società, il progetto è destinato solo a crescere. Ne eravamo all'inizio 50-60, ma siamo arrivati quasi a 400 unità, però bisogna lavorare parecchio qua, perché la scuola calcio senza dubbio è una bella cosa, socializzano i ragazzi, però poi c'è molto lavoro e per far crescere un ragazzo ci vogliono perlomeno calciatore 10 anni minimo, quindi bisogna fare gli scalini una alla volta e naturalmente arrivare dopo al top. Prima viene l'uomo e poi viene il pallone. Purtroppo molti genitori sovrappongono le loro, diciamo, personalità sui figli e sbagliano, perché pensano che il calciatore si fa dalla mattina alla sera, invece è un divertimento. Dopo può diventare una professione a chi è capace. Arti marziali protagoniste al Grand Hotel Montesilvano, dove nello scorso weekend si è svolto uno stage per il 45° anno di attività della UASCA, un'associazione legata all'Oxen. Vediamo. A Montesilvano uno stage importante di arti marziali, no, a 2 giorni, molto ricca, partecipata, e finalmente possiamo dire si torna a praticare sport. Sì, più che sport, noi siamo una storia, diciamo, nell'ambito delle arti marziali, dove non è solo sport ma è arte marziale, cultura, per cui è proprio l'arte marziale, proprio il nettare dell'arte marziale, non solo sport. In questi 3 giorni, come di consueto, questo è il 45° anno della nostra storica federazione, perché questa organizzazione ha 45 anni ed ha un protocollo di intesa nazionale e internazionale con l'ente Xen in Italia. Noi portiamo l'Oxen, che è l'ente più grande d'Italia, oserei dire, del mondo, noi lo portiamo fuori in tutto il mondo, quindi facciamo delle riunioni il venerdì sera dove si parlano di tutte le problematiche che possono esistere per le associazioni disastrate attualmente da questo Covid, e poi continuiamo con, diciamo, delle lezioni dalla mattina fino alla sera interrottamente. Che tipi di lezioni sono? Sono tutte le arti marziali, tutte, dal judo, il jiu-jitsu, il karate, l'aikido, l'aikijitsu, il kali, cioè tutte le arti marziali, dalla A alla Z. È un modo questo per fare che cosa? Questo è un modo per
per andare avanti, per credere ancora in quello che facciamo, perché l'arte marziale non è uno sport ricco, è uno sport povero. Non abbiamo avuto sostegno da nessuno, quindi siamo stati noi ad autosobbarcarci, cioè siamo sobbarcati tutto, e tutte le associazioni sportive attualmente sono in gravi condizioni. Le arti marziali sono lasciate un po' indietro dai sport, diciamo il calcio, sport più importanti, e siamo una marea di atleti, abbiamo istruttori con i fiocchi che sono anni che lavorano sul tatami, che preparano ragazzi, ma nel rispetto, nell'unirsi a mantenere i ragazzi fuori dalla strada, facciamo un grande sacrificio e lavoro per le famiglie, per i ragazzi. E giustamente un aiuto anche poco per noi sarebbe tanto. E questa era la nostra ultima notizia. I servizi che avete visto sono disponibili su YouTube e sul nostro sito www.tv6.it. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.